che senza fare nulla mi ha rubato l'anima. Se vuoi tenerla bene, ma un giorno riporterà. Prego non farle dar via, e con ti presa la malinconia. Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare. Per te giuro sceso, forse è meglio rischiare. Ferra mia mano prima di cadere, tutti gira soli adesso sul vero del mare. Buonasera a tutti e benvenuti. Facciamo un grandissimo applauso. Da nome di Lady The Voice, adesso carissimi amici e amiche, vi presento una top model internazionale. Lei ha vinto con noi il premio Fashion Art per una grandissima competizione, quindi in occasione della Milano Fashion Week vi presento Miss Martina Tosi, un grande applauso! La nostra vincitrice! Grazie! Francesca, adesso ti lasciamo e la vedremo dopo per la Fashion Art, vero? Grazie Francesca. E benvenuti, benvenuti a tutti alla Milano Fashion Art, dedicata alla premiazione della Virtual Summer Cup 2020. Un evento dedicato a questi eventi virtuali svolti sui social che hanno decretato i 5 quadri vincitori. Andiamo a conoscere le nostre modelle. Allora, io sono Giovanna Nati, ho 18 anni e vi presento il quadro di Anna Maria Bracci. Brava, bellissimo. E qui abbiamo? Buonasera, sono Marika Monaco, ho 21 anni e vi presento il quadro di Dalila Lazzarini. Buonasera, sono Rebecca Bombelli, ho 20 anni e ho il quadro di Patrizia Riccardo. Bene. Buonasera, sono Maria Bona e vi presento il quadro di Sonia Ravasio. Buonasera, sono Irene Ferraro, 18 anni e vi presento il quadro di Cristina Flori. Bravissima. E infatti Maria Boni, Marika Monaco e Rebecca Bombelli sono state anche a Luigi Bulli, che non è presente con noi stasera, purtroppo non è potuta esserci, ma la salutiamo lo stesso. Sono state le vincitrici dell'ultimo format attraverso i social durante il lockdown, chiamato La bellezza vince l'oscurità. E mentre invece Giada Lanati e Irene Ferraro sono importanti modelle del team e quindi sono arrivate finalisti a molti concorsi durante quest'anno. Benissimo, ma tutto questo è stato reso possibile grazie al nuovo evento Models in Paintings Out, dove avete visto sfilare per la prima volta oggi le nostre modelle, reso possibile, creato dal nostro mitico Stefano Artes. Buonasera a tutti e benvenuti al pre-show della Milano Fashion Art. Grazie alla nostra splendida Martina Tosi, grazie alle nostre 5 bellezze. Nel ricapitolo del premio che è già stato comunicato, quindi la stilista già lo sa, ma siccome è qui con noi e questi abiti sono proprio suoi, sono un po' la versione casual, diciamo, lei fa alta moda, abiti da sposa, poi li vedremo, non voglio svelare nulla, ma e prego con una bella introduzione la vincitrice del comparto stilisti per quanto riguarda la Virtual Summer Cup 2020, Martina, eh? Rossella Cavioni! Un applauso, Rossella! Solo dietro le quinte annunciando Martina Tosi, ma vorrei che, ormai te l'ho data io la premiazione virtuale, ma che ti intervistasse una vera giornalista di moda, speaker radiofonica, attrice e una grande amica dalla voce splendida e unica, Lady The Voice, Irene Cinti, che è con noi. Grazie Lady The Voice! Grazie. Ci siamo persi per riprenderci, ci siamo scelti per il microfono a te. Grazie di cuore, complimenti a Stefano, facciamo un grandissimo applauso a Stefano Artes e al suo team e grazie di cuore, ogni anno realizzi i capolavori, quindi grazie, grandi eventi.
Veramente complimenti a Martina, l'abbiamo premiata insieme, Miss Walter Dance 2020, bravissima. E complimenti a lei, facciamo un grande applauso a lei e a tutte le modelle e a questi quadri meravigliosi, Stefano. Allora, Rossella, non ci conosciamo da poco, ma io sono rimasto stupito, soprattutto dai gioielli che potrete trovare, non gioielli, gioielli vestiti delle perle, intendo, nel suo splendido atelier. Con Martina, di sfuggita, un giorno siamo venuti, abbiamo provato questo magnifico abito, ma ce n'è veramente per tutti i gusti, da la signorina, diciamo, a la signorona da serata, da grandama. Esatto, da me potete trovare qualsiasi genere, partendo dagli abiti da sposa, abiti da sera, abiti anni 50, 40, 60 e ovviamente su misura, quindi ogni sogno si può realizzare. Benissimo, e quindi visitiamo l'atelier Cavioni Milano in Via Crema 20, Porta Romana. Porta Romana, zona Porta Romana. Quindi tanti complimenti, rimani con noi un attimo Rossella perché adesso è il momento della premiazione. Della nostra premiazione, e io ti tengo la coppa, la facciamo dare a Martina e a Irene insieme. Allora, vieni qui Vittorio, faccio io, ti reggo io il microfono. Allora, pronti? Se l'artista è in sala si prepari e io chiamerò di fare un passo avanti anche la modella. Un po' di suspense. Quindi, la seconda edizione della Summer Cup 2020 by Artes è vinta da Patrizia Riccardo. Un applauso Patrizia! Surrealista fantasy, i soliti, il mio modo di dipingere. Che però, come sappiamo bene, perché ne abbiamo parlato anche col professor Raschetti, un po' avevi abbandonato recentemente, stavi andando su un altro filone, però ti sei sentito di proporre quest'opera che ti rappresenta secondo me in maniera. Poi io devo dire anche una cosa, Patrizia Riccardo questa coppa probabilmente l'avrebbe dovuta vincere l'anno scorso, ma come continuava a vincere sempre lei, a un certo punto ho preferito non partecipare a qualche concorso, ma la finale era stata vinta anche lì, in un altro locale, e quindi insomma un segno del destino. E un segno del destino che questo quadro l'abbia portato Rebecca. Rebecca, complimenti. Grazie, grazie per questa opportunità. Va bene, tanto ti rivedremo anche dopo, quindi, però Vittorio, tu volevi dire un qualcosa. Volevo semplicemente dire qualcosa. Allora, certamente questa opera, l'elemento simbolico, insieme evidentemente a una grandissima capacità tecnica, lo vediamo da vicino, a questa straordinaria capacità di descrivere queste foglie d'erba, ma anche di costruire uno spazio prospettico dentro una qualità simbolica e soprattutto usando questo libro, perché in fondo l'arte vive di se stessa, della propria capacità autoreferenziale, ma molto spesso l'arte è legata a ciò che rimanda al di fuori di sé, e così la pittura rimanda alla scrittura, e così la musica rimanda alla pittura. In fondo le arti sono una grande unione, sono un grande mondo e mondo della sensibilità. Questa sera vediamo un modo di sfilare insieme alla pittura. La pittura è arte del silenzio, la bellezza è arte del desiderio, ma anche dell'essere nel mondo. Questo è quel messaggio che vogliamo dare, e credo che Patrizia, con la sua grande capacità, anche la capacità autocritica di vivere la pittura, la musica, di entrare e uscire dalla porta della percezione del mondo. Perché Patrizia è anche una cantante, ha fatto anche un festival di Sanremo, adesso fa tutt'altro, si schermisce sempre, sì, ma noi l'abbiamo sentita cantare in altri eventi, no, ed è bravissima, ed è veramente artista matura, sì, beh, sì, artistico. Assolutamente artistico. E quello che dicevi tu, visto, ne approfittiamo, prima di tutto avete visto passare prima il logo del nostro partner di questa Virtual Summer Cup, che è anche un amico di Patrizia, l'amico Vero Speciali con la sua Città Verde, Giardini e Terrazze. Non so se arriverà ve lo presentiamo, se è qui, ma se non lo è comunque
impegnato nel mondo della natura, del giardinaggio, e quindi insomma ed è sempre un nostro partner fisso nei nostri eventi, e quindi lo ringraziamo. Ma quello che eccolo lì, quindi vabbè, non c'è, se arriverà poi ve lo presenterò, è stato il partner della Virtual Summer Cup per quest'anno. Ma se torniamo al logo precedente, invece è l'iniziativa che stiamo portando avanti noi del team. Sì, l'idea è team, questa. Il team è il Review of Art. L'idea è questa, in fondo. Noi parliamo, amiamo l'arte, e l'arte vive di tanti luoghi. Vive dei luoghi museali, delle gallerie, anche delle situazioni, delle fiere d'arte. Ecco, l'arte deve frequentare, a mio avviso, tutti i luoghi. Non può rinchiudersi in una torre d'avorio solo concettuale. Io adoro l'arte concettuale, solo della performance, e io adoro l'arte performance, ma l'arte deve anche frequentare quel linguaggio che è quella pittura, che sembra essere sempre più sullo sfondo, proprio perché la fotografia, l'immagine che vediamo qui, ragazzi eccetera, sembra essere preponderante. Invece no, bisogna mettere insieme le arti, e dobbiamo portare l'arte con la parola, aiutandola a dare senso e significato in qualsiasi luogo, sia una sfilata, sia un museo, sia una mostra, sia nelle menti delle persone, perché l'arte è fatta di un rapporto con la presenza, ma anche, scusatemi, con l'assenza. Quando noi saremo lontani da qua, penseremo forse a quello che abbiamo visto. E dobbiamo lasciare una traccia, ed ecco perché questo nostro progetto, Team Review of Art, del Team Artes, per le artiste che lo vorranno. Questa non è il solito pistolotto, la pubblicità è una cosa seria, una cosa già diffusa, ovvero io e il professor Raschetti, lui per la parte prevalentemente a livello di accensione, di arte visiva, e io per dare un tema dell'arte. Il tema dell'arte è fondamentale, perché tanti artisti, tu mi insegni, sono bravi tecnicamente, ma disperdono il loro talento. Non è il caso di Patrizia Riccardo, i suoi quadri si riconoscono. Patrizia Riccardo ha una grande forza di volontà, da questo punto di vista l'ha dimostrato, resistendo a un mondo complesso. Ma non è nemmeno il caso, adesso non è qui con noi, di Sonia Ravasio, questa bellissima composizione degli animali, ma di Cristina Flori con i suoi collage, e nemmeno di Davide Lazzarini, che ha uno stile. Adesso è ovvio che sono arrivati questi 5 quadri. Questi hanno un tema, sono centrati. Non posso, se ti sposti un attimo, è inutile. Guarda, nominare la maestra Anna Maria Bracci, per cui vorrei un applauso. Sì, Anna Maria Bracci, artista internazionale. Però questo lo possiamo fare per gli artisti anche nuovi che sono entrati nel team, ovvero il tema dell'arte, cioè qual è il vostro tratto distintivo. Non si parla di soggetto, di tecnica, si parla proprio dell'idea fondante della vostra arte, e questo, conoscendovi, lo posso fare io, aggiungendo una recensione chiaramente stilistica, concettuale. Adesso poi vediamo, chiaramente sarà materia del professor Raschetti. L'arte è fatta di ciò che decidiamo di mettere in scena, esatto, ma è anche fatta di tutto quello che evitiamo che vada a soccarre in scena. Quindi è fondamentale avere autocontrollo nell'arte, ed è fondamentale avere un rapporto autocritico. Il vero rapporto con un critico, alla fine, è un rapporto autocritico. Esatto. E concludendo, io vi ringrazio, penso che sia stato un momento artistico di un certo valore, ma noi dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro prima di ricominciare, iniziare con la vera e propria Fashion Art, la Milano Fashion Art seconda edizione. Io vorrei qui un altro professore, il professor Francesco Mazzola. Un applauso. Ci siamo sempre qua. Riprenderci, cioè, siamo scelti per non sceglierci. Anche tra mille anni sarò ancora qui. Siamo eterni come il basso di Clint. Allora, perché ti ho chiamato? Buonasera. Francesco, buonasera. Ovvio che ti devo ringraziare anche perché con le tue tante attività, e dopo ne parleremo più avanti, sei partner anche di questo evento, certo. Ma perché noi è la terza volta, Vittorio, tu non lo sai, che siamo qui allo Space, Francesco è la terza volta che viene. Ho già frequentato una mezza dozzina. Esatto, ma tu sei stato protagonista di un verdetto, e io e te dobbiamo anche riconoscere, c'è qui forse anche l'amico, e dopo presenteremo il suo libro, il maestro di giornalismo Vincenzo Martucci, ma ogni tanto sbagliamo, perché non ci siamo accorti che quel quadro che avevamo premiato a Natale con la Christmas Cup era un plagio, un grandissimo plagio, un'opera
un artista surrealista russo, Valery Kiot, e dobbiamo rimediare, perché non vogliamo neanche nominare chi l'aveva fatto, ma chi è arrivato secondo, secondo me invece, aveva vinto. Certo. E siccome chi, grazie Irene, e farei un bello stacchetto perché è meritato, era qui come finalista anche della Summer Cup, tra poco vedremo un'altra sua opera nella Fashion Art del Models and Painting Show, ma tu ricorderai che un altro bellissimo collage di Cristina Flori aveva realmente vinto la Christmas Cup dell'anno scorso, e questo giusto per rimediare. Molto onorata di ricevere questo premio, soprattutto che arriva in atteso. Quindi, e poi sono contenta di essere insieme a voi, tanti amici, tante persone che conosco già, e che sia una bellissima serata di partecipazione e anche che insegni qualcosa a tutti. Il fatto di stare insieme. Ciao cari, è composto comunque va sempre bene. Complimenti. Ti ricorderai appunto, certo, Francesco proprio in questa sede. Proprio in questa sede, certo. Ecco, quindi no, figurati. Sono incidenti di percorso. Ma incidenti di percorso perché noi aiutiamo gli artisti emergenti. In quel caso era anche una modella, che onestamente io sono onesto, io ne sento la mancanza qui, perché quella ragazza ha fatto per noi molto più di tanti altri. Purtroppo certo, lì c'è stato un piccolo incidente, e però le cose bisogna dirle. Devo dire una cosa, veramente, proprio che stiamo parlando con artisti che si muovono, che entrano in questo mondo, e il tema del plagio è un tema veramente incredibile. Oggi gli artisti sono una quantità straordinaria e noi li possiamo vedere tutti oggi attraverso i multimedia, attraverso la possibilità di comunicare. Quindi è un mondo in cui è possibile commettere anche degli errori, ma veramente se si ha un'etica, un senso anche dei propri limiti, questo viene rimediato come viene stasera e crea le condizioni anche morali per ripartire con maggiore forza e con dignità. La dignità è una parte fondamentale dell'artista. Anche questo è un evento. Grazie, che viene, certamente. Un bel applauso per Vittorio e per Francesco. Su questo evento sono contento che sia venuto fuori. Sono contento che abbiamo rivalutato quello che è giusto e giusto, siamo complementati con la vincitrice. È bene che vengano queste cose perché sono un insegnamento, è una scuola per noi, a stare attenti nel futuro. Esatto, è un esempio di correttezza che spero, e di trasparenza che questo team che rappresento spero stia dando tutti i giorni. Quindi, e grazie, ci vediamo dopo Francesco, e grazie a Rossella Cavioni, grazie a Patrizia Riccardo, vincitrici del Virtual Summer Cup 2020, Cristina Flori della Christmas Cup 2019, le bellissime Giada Lanati, Marica Monaco, Rebecca Bombelli, Maria Bona e Irene Ferraro con le opere di Anna Maria Bracci, Daniela Lazzarini, Patrizia Riccardo, Sonia Lavasio e Cristina Flori. Ma adesso prego, ringraziandovi, vi accompagno all'uscita perché è di nuovo con noi con un grande regalo. Prego di venire, ma potete anche rimanere come palco, come scenografia, assolutamente. Un applauso per Francesca Sindona. Francesca, ora, questo fatto che presento non va bene perché avevamo il CD pronto da far vedere. Dove l'ho lasciato io questo CD? Adesso poi lo ritroveremo, però già ci hai fatto un grande regalo essere qui. Soprattutto hai cantato una canzone che forse a molti è sfuggito, ma ha un grande riferimento artistico. Sì, tantissimo. Prestata come sempre, te l'ho detto anche tardi, ma il tuo talento. Sappiate che Francesca ha inciso l'ultimo CD? Adesso Soli. Soli, ci farei ascoltare questo brano adesso, più un brano classico del tuo repertorio, ma è una cantante in grande ascesa, ogni concorso che fa lo vince, e vabbè, a parte che è anche bellissima, favolosa, basta con il nome. Si sei sempre troppo buona. Adesso è il momento di Francesca Sindona.
canta Francesca Sintella. Grande applauso. No. Now I'm sure.
Somebody's got a hold on me right now, child.